perché sono presa bene. Volevo dirvi che manca poche ore. Pianto fino adesso, ragazzi. Che ho presa bene. Pianto fino adesso. 10 ore a una meta che nessuno sa. Abbiamo solo la info. Abbiamo vestiti super eleganti. Esatto. Dress code eleganti, ragazzi. E ovviamente vincerò io perché ho troppo. Ci sarà la gara, Ci sarà la gara tra purtroppo tutti. Purtroppo ho speso più soldi per il compleanno suo. Bravo, Mavretto. Così si. Ma raga, mi sono pure fatto l'orecchino. Io mi sono comprato anch'io, qui, mi sono comprato. E ci vediamo domani mattina con super ansia. Aspettate. Eccolo. Amici, come potete vedere, io mi sto preparando, mi sono già truccata, mi sono già vestita. Infatti sto scegliendo se mettere questo giacchetto o no, perché sono abbastanza indecisa, non so se ci stia bene. Comunque, qui c'è anche Murix. Bella, e, niente, io non so nemmeno cosa dire da tanta ansia che ho. Mi sta venendo mal di pancia perché ho troppa ansia. Lui non mi dà una mano perché è tanto cattivo. E niente. Questo sono io. Questi sono i miei capelli bellissimi che ho fatto oggi. E niente, ragazzi, ci vediamo dopo. Amici, sto uscendo ora. Vedete che c'è ancora buio perché sono solamente le 7 del mattino. Adesso sto andando in un posto che poi vedrete, perché no spoiler, si vive le emozioni in tempo reale, ok? Amici, sono arrivati in Stardust. Qua c'è Gianji, qua poi ci sono tutti. E niente, sono tutti pronti per partire. Poi vi faccio vedere. È emozionante. Tra poco sarà la più vecchia del gruppo. No, basta. Sono cattiva perché io ieri ci ho pianto mezz'ora per questa cosa, perché mi prendevano in giro dicendo che io dopo diventerò, avrò le urre e le rughe. Io non ho fatto niente. Ok, amici, io sto entrando. Vado in fondo, rigorosamente in fondo. E niente. Che figata! È un pulmino proprio! È un pulmino proprio! Che figata! Niente, io in fondo e in mezzo. Sì! Siamo arrivati. Raga, siamo qui. E niente? Amici, siamo appena arrivati in aeroporto. E niente, sono tanto agitato. Allora, ragazzi, sono una persona che registra sempre così. Indovinate chi? Indovinate chi è? Oddio. Ho preso la curva larga. Niente, ci sono pure loro due. Mando un bacino agli amici di YouTube. Aspetta, no, devi farlo così. Esatto, aspetta. Vai, mandiamo un bacino agli amici di YouTube. Ciao ragazzi! Ciao. E poi devi fare così. Perché sennò. Capito? Questo è il tutorial di come tiene il telefono Sofia. Stiamo per mattino. Ragazzi, stiamo partendo. Niente, ci vediamo alla fine del viaggio. Tutti che urla. Adesso scendiamo dall'aereo, poi vi faccio vedere tutto. Siamo arrivati? Dove? Dove siamo arrivati? Si può dire? Sì, è un video. In Cina! Siamo letteralmente nell'aeroporto di Barcellona. Io sono stra emozionata, ma andiamo in hotel. Ma l'hotel non è dove festeggeremo, quindi vedrete tutto dopo. Grandi! Grandi! Dove siamo? Amici, siamo in corriere. Llegamos acá en España. Ok. Ehi, sì. E niente, siamo tutti qua e ora partiamo per andare in hotel. Siamo arrivati in hotel e guardate. Siamo appena arrivati, ragazzi. Bellissimo. Questo è l'interno, è veramente fighissimo. E non è qua dove si farà la festa, sarà un altro posto che nemmeno io so, sinceramente. Ora sto andando a cercare i miei genitori e anche i miei amici. Non so bene dove siano, se sono in stanza, eccetera. Comunque sto un po' pronto. È fighissimo, raga. Non ho visto io l'hotel. E ci sono tutti loro. Vediamo, bello. Dove sono?
Dove sono i miei genitori? Non si sa. Vediamo. Ma regà, che hit! Appena incontrato anche i miei amici del Veneto. Ciao, tutta la mia di tutta la mia famiglia. Comunque ho appena scattato delle foto. E tu mi hai con Andri? Sì. E niente, carichissimi per il mio compleanno, vero? Questa qua è di fuori, c'è piscina con tutti questi cosini bellissimi, bellissimi. Amici, stiamo andando alla location, io sono già vestita, lui pure, siamo abbinati. E niente, stiamo partendo, sono stra-emozionata. Amici, io sono pronta, sono vestita, mi hanno fregato tutto, questa è la villa, non ve la posso ancora far vedere perché non la vedo nemmeno io. Sono stra emozionata. Raga, guardate la scalinata, le palme giganti, no raga, è un sogno che si è avverato. Siamo arrivati alla location. Questa, ma ve la faccio vedere meglio, intanto sto mangiando. Questa è la location. Infatti vorrei andare. È gigante, ve lo giuro. Raga, la situazione è questa, cioè. Non sto capendo niente. Tu stai capendo qualcosa? Sono ubriaco. Cazzo! Ci studiamo, la maglia è sconcertata. Lui di più, lei in mezzo, lui è il fotografo, non sto capendo niente. Ciao! Raga, mo Paco però una cosa di magia. Vabbè, Paco è improvvisamente Nelson, però non importa. E siamo tutti qua riuniti ad aspettare Paco. E niente, sono tanto ansiosa e proverò a fargli vedere cosa farà, perché penso che mi chiamerà, quindi non so se riuscirò a registrare. Nel caso ve lo metterò da qualche altro cellulare. Non ti dà, non ti dà.